Ciao bellezze, eccoci ritornati con un nuovo video. Oggi video recensione, ovvero provo i siti di shopping online che contattano i blogger, le influencer. Quindi ho pensato, ecco, di fare degli ordini, ovviamente di tasca mia, e provare appunto questi siti. Allora, come avete visto dal titolo, i siti sono Shein e l'altro è Naked. Chissà se si pronuncia così, Naked. Comunque, Shein lo conoscevo già, quindi ecco, mi ero già trovata bene, mentre Naked non lo conoscevo, l'ho voluto provare. Ma prima di partire col video, ovviamente vi invito a iscrivervi al canale e lasciarmi un bel like di sostegno. Ma adesso partiamo col video. Allora, ero in cerca disperata di un abitino leopardato. L'ho cercato nei negozi, nelle catene, o per un motivo o per un altro, costava troppo, sì, devo ammettere, costava anche troppo, e quindi non mi ero mai decisa a comprarlo. L'ho trovato su Shein ed eccolo qua! Mi piace veramente tanto. Sono rimasta colpita perché è veramente simile ad abitini che ho visto in negozio costare delle cifre esorbitanti, sopra 100 euro. Quindi bene, questo l'ho pagato ben 13 euro, solo 13 euro, ed è molto bello, fatto bene, anche il tessuto, proprio la stoffa, è bella scivolata, lucida, è di buona qualità e secondo me, ecco, è molto carino anche indossato con, sotto una bralette, comunque anche con un top, ecco, diciamo come preferiamo fare. E in questo caso l'ho abbinato a un paio di scarpe rosse perché sappiamo che il leopardato, l'animalier, è molto di tendenza con la scarpa rossa, accessori rossi. Mi piace molto anche il dettaglio delle maniche, ecco qua, la manica a campana. Quindi il primo capo che ho appunto acquistato, che vi ho fatto vedere oggi su Shein, è super approvatissimo, top e consigliatissimo. Poi, sempre su Shein, questo non è un capo appunto di abbigliamento, ho acquistato un set di pennelli che sono sempre in cerca, ma penso tutte noi. Questi sono molto carini perché sono effetto marmorizzato, sono ottimi anche da portare in pochette perché appunto sono piccolini, da viaggio, ecco, e la qualità è top, nel senso che ne avevo già acquistati, quindi anche se ancora non li ho provati, le setole sono morbide e io questi pennelli appunto dei cinesi li lavo, li rilavo, li rilavo e sono top. E adesso passiamo al sito di Naked. Allora, usavo questo abitino nella taglia XS, però non lo so, non mi convince molto perché sui fianchi rimane aderente. Sul sito, vi metto la foto qua, sembra lento sui fianchi, invece no, però le misure sono quelle della tabella che corrispondevano alle mie, quindi ma. E poi sopra comunque rimane largo. Quindi insomma, diciamo che con le taglie, con la vestibilità, questo vestito è un mi. Mi piace però perché è super luminoso, come vedete è veramente super luminoso e ha queste maniche aperte che si aprono qui a campana, molto belle. Ed è sicuramente un abito perfetto da indossare la sera con uno stivale alto. Magari tenterò di salvarlo perché questa piega così non mi piace tanto, magari indossando una cintura in vita. E per il resto sicuramente lo indosserò, però ecco, è un ni per le taglie che non corrispondono molto bene, la vestibilità del vestito è insomma. Però considerate che questo costava 10 euro solo perché era scontato al 70%, quindi diciamo che per 10 euro si può accettare. Ecco, diciamo così. Passiamo al secondo abito. Ed eccoci col secondo e ultimo capo di Naked. Allora, il prezzo non me lo ricordo, però ve lo metterò qui sopra impressione da qualche parte. Questo è un semplice abitino, molto semplice, a collo alto, manica lunghissima e gola minigonna. Ho preso anche in questo caso l'XS e anche in questo caso la tabella segnava insomma, delle misure che sono le mie per l'XS, e però ecco, diciamo che mi sento un po' costretta. Forse il tessuto non è dei migliori, nel senso che è un po' duro, quindi vi consiglio di se acquistate appunto su Naked di acquistare una taglia in più, cioè anche se corrispondete alla tabella delle taglie andate di taglia in più perché
forse i vestiti non sono appunto di grande qualità, purtroppo, non è detto, magari su altri capi le cose sono meglio, non lo so, io ho provato solo questi due abiti, quindi ecco, non voglio pronunciarmi poi troppo, però ecco, vi consiglio di acquistare un Natale in più, quindi magari nel mio caso sarebbe andata meglio la S. Però ecco, questo tubino deve stare aderente, attillato, quindi come diciamo effetto indossato sicuramente mi piace. Mi piace anche indossarlo non solo con i tacchi, con gli stivali alti, ecco sicuramente, ma anche sdrammatizzandolo con le sneakers, in questo caso mi fate le sneakers alte, e le calze a rete, quindi penso che sia molto molto versatile. Poi naturalmente si può dire di collane, di bijou, di cintura magari a cintura dorata, ecco, diciamo che si può ecco spaziare su mille piani, mille livelli, diciamo così. E nulla, io spero che questo video recensione dei siti famosi che provano le blogger vi possa essere piaciuto, e vi mando un bacio, e ci vediamo al prossimo video, ciao!